Bella a tutti ragazzi e benvenuti nel 93esimo episodio della nostra Master League con l'Inter, signori. Allora, noi veniamo da uno scorso video in cui c'è stato un risultato rocambolesco, un pareggio rocambolesco col Valencia 3-3, che ci ha dato un punticino importante. Siamo a quota 8, siamo sempre a metà classifica e per ora sta bene, signori. È importante soprattutto perché ci ha dato 35 punti, signori. Allora, facendo un rapido calcolo, Roberto Carlos ne costa 36, Davids ne costa 36, signori, ma secondo me l'urgenza primaria in questo momento è il portiere, signori. Quindi andiamo a prendere Chilavert, signori. Deciso. Ivanov ce lo teniamo. Ivanov ce lo teniamo. Andiamo a levare l'altro portiere che è Kelsen. Kelsen è stato un piacere. Non ha mai visto il campo. Torna in Austria a contare le pecore. Signori, abbiamo preso Chilavert, il nostro nuovo portiere. Cazzarò di una miseria. In tutto questo vi voglio farvi vedere la classifica cannonieri in cui abbiamo Ronaldo e Bamangita sempre a quota 5. E poi Lopez a quota 2 e poi stop. Invece classifica assist, abbiamo Lopez a 5 assist, Ronaldo 4, Espimas a 2, quindi comunque Bamangida e Boucher a 1. Quindi comunque ci difendiamo bene, ci difendiamo bene. Signori, scendiamo in campo e non perdiamo altro tempo, ma prima vi ringrazio per i like, per i commenti, per il supporto e vi ricordo sempre di iscrivervi al canale. Signori, abbiamo bisogno di un portiere, di un signor portiere, di un portiere con gli attributi e Chilavert secondo me ce li può dare. Non ho visto quanto è alto, signori, però ci fidiamo come se non ci fossero domani di Chilavert, signori. Non ricordo neanche come cazzo si chiama. Allora, noi dobbiamo fare una cosa intanto. Mi sono rotto un po' le scatole di dover sempre caricare questa solita formazione, quindi andiamo così, perfetto. Cambiamo giocatori. Allora, Ivanov fuori per Chilavert, che è alto 1,88 contro 1,83, diciamo che già le situazioni cambiano. Allora, così Vorlanden, no, non per Boucher, cazzo la faccio, Vorlanden per Espimas, Vorlanden per Ximenes, Boucher per Ronaldo, Ronaldo per Babangida. Perché c'è sta bolatta? Perché c'è sta bolatta? Perché Lopez è squalificato. Bene, bravo Lopez, complimenti a te, mannaggia, di una paletta ambriaca. Meglio Castello che Bolatta, signori. Decisamente meglio Castello che Bolatta. Facciamo copia formazione. Copia qui, sì. Così speriamo che alle prossime volte me la salva direttamente. Perfetto, contro il Manchester, signori. Porca miseria. Contro il Manchester. La vedo dura, signori. La vedo durissima. Abbiamo Castello davanti contro il Manchester. Ma di che cazzo la stiamo parlando? Ma con tante partite. Non potevo giocare contro il Dortmund oggi, no, che è ultimo in classifica e magari forse c'era la possibilità. Grande Castello subito, che è una gomitata. Ma cosa sta dicendo? Ma perché? Che fallo è stato? Fallo da giallo. No, vabbè, no, no, già abbiamo capito il sentore di questa partita, signori. Già abbiamo capito l'andazzo di questa partita. Porca di una miseria infame. Boucher, cerca il Bamba, che si crea un attimo di spazio con il movimento. Il Bamba riesce ad andarsene. Il Bamba guadagna una rimessa laterale. Va bene, calma, calma. Babangida per Strome. Parte il Bamba, bravissimo l'1-2 qui veloce. Bamba, 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 non ci pensa troppo. Ma vaffan. Borsce mio, borsce mio, borsce mio. Era un'opportunità da segnare, era un'opportunità in cui dovevamo segnare per forza, dovevamo segnare per forza, cazzo. Ximenes, sì. È loro, va bene, ci sta, è loro, va bene. Sono pentito di aver acquistato Chilavert. Ancora no, signori, ancora. Chilavert non è neanche entrato, non è neanche stato disturbato, quindi non lo stiamo vedendo all'opera. Grande Chilavert, la montagna Scila. La montagna Scila, Ronaldo la stacca di testa. Top. Dai, però ci stai 3 ore per stoppare un pallone. Ci stai 3 ore per stoppare un pallone. Mamma mia. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Un pallone a rischio. Cioè, avevamo ammaccato per spazzare, signori. Avevamo ammaccato per spazzare il pallone. Avevamo ammaccato per spazzare il pallone. Dai, però, non mi può fare queste cose, però. Cazzarò di una miseria. Non puoi giocare così. Che io ho tutta la cosa di stoppare il pallone e poi lui ne ha. E poi. Cioè, gli sono andato in faccia. Gli sono andato palesemente in faccia.
Questi due hanno rotto le scatole che giocano così, signori. Questi due che giocano così con il tiki-taka hanno decisamente frantumato le palle. Dai, dai. Perché non lo ammonisci? Ammoniscilo. Ah no, lui non lo ammonisci. Pallone buttato in mezzo. Ronny anticipato. Ancora attenzione. Buono. Buono Castello. Castello per Ronny che inquadra la porta. Che c'entra il difensore. Levagli, levagli. Guarda Ronny subito. No. Ronny, inquadra la porta. Grandissimo Castello, signori. Rimangio con tutto quello che ho detto sul Castello. Grandissimo Castello. Porca miseria, Ronny. Meno male che l'ha centrata. Meno male che l'ha centrata. Inter 1, Manchester 0, signori. Inter 1, Manchester 0. Inter 1, Manchester 0. Importante, 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 importante. No, 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 giusto? No, 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 no. Grandissimo Strome, grandissimo Strome che cerca il Bamba, che cerca il Bamba, che cerca ancora Strome. No, gliel'avevo ridata, gliel'avevo ridata, gliel'avevo ridata, gliel'avevo ridata, gliel'avevo ridata, gliel'avevo ridata. Attenzione, Beckham. Buttala fuori, grandissimo Ivanov, grandissimo. Sì, Ivanov, grandissimo Shilavert. Grandissimo Shilavert. Dai che fuori, 27esimo. Inter 1, Manchester 0. Inter 1, Manchester 0. Non giochiamola più lì, non giochiamola più. Calma, calma, calma. Grandissimo Shilavert. Porca miseria. Che parata che ha fatto Shilavert, signori. Niente. Cioè, eravamo davanti, eravamo davanti. Cioè, guarda, era davanti, era davanti. E quello nemmeno è saltato. Vabbè. Inter Manchester 1-1, signori. Inter Manchester 1-1. Signori, Shilavert può fa tutto, però cioè, deve esserci anche il resto della squadra a giocare. Se no. Se no, non funziona così. Se non c'è anche il resto della squadra, miracoli non se ne possono fare, signori. Attenzione, Bamba, Bamba! Bello, lo scambio di posizione fra Ronaldo e Babangida è stato bellissimo. Riusciamo a evitare che questo si ritrovi davanti di solo, da solo, davanti. Cosa cazzo lo sto dicendo? Non. Perché non riusciamo a saltare di testa? Perché non riusciamo a saltare di testa? Questi sono liberissimi di saltare come cazzo loro vogliono. Qualcuno me lo spiega perché non riusciamo a saltare di testa? Qualcuno me lo spiega? Se qualcuno me lo spiega, io accetto la spiegazione. Babangida, c'avevi l'uomo sulla fascia. L'uomo sulla fascia che serviva per fare movimenti e per sbloccare qualcosa. Babangida, Babangida, Babangida. Cerca maledettamente Ronny. Grandissimo. Babangida ancora. Babangida. 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 Passa la cazzarola. Guarda Ronny. Guarda Ronny in accelerazione. Ronny. Ronny. No, ho sbagliato. Troppo presto, mannaggia, troppo presto. Ah, abbiamo avuto due belle occasioni, abbiamo avuto due belle occasioni che non siamo riusciti a sfruttare nel modo giusto, mannaggia. Va bene, 1-1, 1-1, signori. Comunque, stiamo 1-1 contro il Manchester, signori. Non è che stiamo. Perché c'è Spimas qui? Che cazzarola ho fatto? Perché c'è sta Spimas qui? Perché siete in due a chiudere? No! Tiro!
Ma dai, ma ma non riescono a chiudere in azione. Ce la mette tutta. Lottano per il possesso del pallone. Grande Cilavert, subito sotto, sotto subito. Subito sotto Cila. Castò, attenzione, Castello riesce a mandare Ronaldo che non riesce. Siamo al decimo minuto del secondo tempo. Cerca spazio. Tempo stessa del pallone. Cerca Castello che riesce a prenderlo. Ma perché? Ma perché? Ma perché? Dovevi trovare semplicemente Ronaldo, dovevi trovare. Ai, quindicesima. Quante azioni ci siamo mangiati, signori? Quante azioni ci siamo mangiati, porca miseria, porcaccia di una miseria infame. Grande Ronny, grande Ronny. Dai, facci Boucher, ma porca miseria infame. Dai! Mamma mia, cioè, però dai, cioè, hanno delle fortune sui rimpalli che non sono proprio... A chi, Boucher mio, a chi, guarda Babangida che ha la possibilità di levare sto pallone e dorme, no dai però signori, cazzarola di no, cioè non riusciamo, abbiamo la possibilità, no, grandissimo Turam, vacci Bamba che è le praterie, vai Bamba. Sì, dai così, Inter 2, Manchester 1, grande Babangida, grandissimo Bamba, sofferenza, ma Bamba trova l'angolino, Inter 2, Manchester 1, porca di una miseria. Grandissimo Forlanden, ancora Babangida, che ha nuovamente le praterie, signori. Ancora le praterie per Babangida. Babangida. Va bene. Ho sbagliato completamente il movimento. Greenville mi stava recuperando. Perché Ronaldo? Perché Ronny? No, mannaggia. 31esimo, è nostra? No, allora, 32esimo. No, mannaggia, non riuscito a prenderla, perché sto calcio d'angolo? Beckham alla battuta, io non ho visto chi hanno sostituito. Va bene. Grandissimo, ce l'ha aperto, giocalo subito sotto. Pallone subito lungo. Castello anticipato. Forse era decisamente meglio tenerla. Va bene che fuori, dai che fuori. 36esimo. Con calma e sangue freddo. Su, va bene così. Non va proprio bene così, però ce la facciamo andare bene. Grandissimo Chilavert. Mamma mia, perché non l'abbiamo comprato prima, Chilavert? Perché sto pallone terribile? Io lo chiedo per un amico. Non ci posso credere. Non ci posso credere.
Ma chi, mannaggia di una miseria. Attenzione, parte Bamangita che vede Castello, che vede Ronaldo. Va bene, signori, dai, 2-2 col Manchester, 2-2 col Manchester, mi sta bene, 2-2 col Manchester, 8 tiri a 17, porca miseria, mi sta decisamente bene, sì. Gol di Ronaldo e Bamangita su assist di Castello e Spimas. Loro invece hanno segnato Began e Bat. Va bene, signori, va bene, il pareggio è più che buono. Contro il Manchester, ancora c'è tanto superiore. Portiamo a casa 4 punticini, andiamo a quota 7. Va bene così, manteniamo la metà classifica con 9 punti e niente male, va bene. Detto questo, il Manchester dove stava? Il Manchester è quarto, quindi erano riusciti anche ad andare sul 2-1 e non avevamo Claudio Lopez in tutto questo. Detto questo, signori, io vi ringrazio per questo video, vi ringrazio per i like, per i commenti, per i presenti e per il supporto. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo appuntamento. Bella raga, ciao!